le celle sono da 4 o da 6 posti, per cui il sovraffollamento comporta che poi tutte le persone che sono in più rispetto a quello, alla capienza tollerabile, dobbiamo metterle a dormire a terra e diminuiscono gli spazi all'interno della cella. In cella siamo 20 ore su 24. Ovviamente. E quanti siete nella cella? 6 quando dice bene, se no anche 7. Perdi tutta la dimensione di una persona normale, di un uomo, non hai visto spazi, non hai privacy. Il territorio è talmente vasto che tutti gli arresti poi confluiscono qui nell'istituto e noi siamo costretti continuamente a chiedere sfollamenti, per cui lavoriamo molto sugli ingressi e le uscite dei detenuti attraverso gli sfollamenti. Detta Castello, sono 3 piani, io dormo al secondo piano e la notte devo scendere 3 volte la notte per andare al bagno perché ho la prostata, ho 74 anni. Ecco, e scendere, e tante volte siamo anche in 4, uno dorme per terra, la cella è piccolina. Non abbiamo, dobbiamo chiedere scusa per girarsi uno con l'altro, siamo ammucchiati, non so come dirlo, come spiegarmi. Prega, prega, prega. Ah, ecco, lei qui riesce a pregare? Sì. La tina si è stesa e hanno costruito tutto intorno. Il problema che portano è che tentano di comunicare, no? Con i ristretti, per cui loro hanno vicino alle finestre delle protezioni, insomma, per evitare appunto che ci sia questa comunicazione. L'altro risvolto negativo è che lo spazio che abbiamo, lo spazio che è anche adibito a campo di calcetto, l'abbiamo dovuto proteggere perché con le fionde dei palazzi intorno lanciavano gli ovetti di indero, insomma droga, per cui potevano esserci dei pericoli per la salute dei detenuti. Abbiamo protetto una rete da pescatori, addirittura perché i buchini devono essere talmente stretti da non far introdurre niente, anche se lanciava anche una pallina, insomma piccola. Abbiamo fatto tante cose, abbiamo riverniciato l'istituto, stiamo facendo tante opere all'interno. E questo è sempre per, come si dice, no, l'umanizzazione della pena, in un certo senso, e anche per la dignità della persona. Stiamo facendo le docce al maschile nelle celle, e naturalmente insomma, consentirà ai detenuti di avere, no, il locale doccia all'interno della in tutto l'istituto. Sarebbe male se lì, se lo Stato italiano si adeguasse anche alla normativa europea riguardo alle carceri. È inutile nascondersi che oggi come oggi un provvedimento immediato potrebbe essere soltanto quello dell'amnistia o comunque di un provvedimento che miri sicuramente a svuotare per il momento le carceri e poi provvedimenti strutturali con una revisione soprattutto della custodia cautelare, che è una delle cose più assurde che oggi si verifica. Persone che magari per 7-8 mesi stanno qui e poi vanno al processo e si escono assolte. Questo. Però sicuramente come primo provvedimento l'amnistia o comunque l'indulto, facendo
sempre il riferimento e rispettando le vittime dei reati, perché non dimentichiamoci che se stiamo qua la colpa è soprattutto nostra. Rispetto per le vittime, ma siamo persone. È giusto pagare una volta sola. In queste condizioni noi non paghiamo una volta sola. Noi la nostra pena la ascoltiamo 2-3 volte, le nostre famiglie lo stesso.